3.236.000. Queste le presenze turistiche totalizzate in Valtellina e Valchiavenna nel corso del 2018, secondo i dati dell'Osservatorio Turistico Provinciale. Un più 8% dal 2018 sul 2017, che era già stato un anno positivo, quindi siamo molto contenti di questa tendenza. Vediamo che sta crescendo sempre di più l'estate e anche insomma l'inizio di quella che è la terza stagione, quindi tutta la stagione autunnale, a conferma del fatto che anche il prodotto estivo piace sempre di più, così come l'enogastronomia e le eccellenze che caratterizzano questo territorio. Per provenienze, chi sono i turisti più affezionati? Allora, abbiamo una divisione 50-50 di italiani e stranieri. Sicuramente sull'Italia abbiamo una forte presenza, 53% di lombardi, seguiti da Emilia-Romagna e Toscana, mentre sull'estero abbiamo una presenza maggiore di turisti dalla Repubblica Ceca, seguiti da Polonia e Germania. Positivi i riscontri del progetto di valorizzazione della destinazione Valtellina, finanziato da Regione e Camera di Commercio, anche attraverso strategie di marketing digitale e comunicazione sui social. Questo progetto di destinazione, che ha visto artefici sia la Camera di Commercio che Regione Lombardia, ovviamente con l'attività di Valtellina Turismo, ha dato dei risultati inaspettati, devo dire. Erano sicuramente auspicabili, ma inaspettati. Un 8% di presenze sicuramente dà ragione su questo tipo di attività. Sono veramente personalmente molto contenta, perché ho creduto già dall'inizio che, e lo dico oramai, credo che non avete sentito dire più volte, che il turismo sia veramente il volano di tutta l'economia valtellinese. E finalmente si ragiona e si lavora in un'ottica di sistema territoriale. Sì, questo devo dire che è un risultato importante grazie all'attività, ripeto, di Valtellina Turismo. La destinazione è veramente destinazione valtellina e questo fa gioco forza per tutte le attività che si presentano non più singolarmente, ma si presentano veramente come un'unica destinazione. Soddisfatti il consigliere provinciale delegato al turismo Franco Angelini e il vicepresidente del BIM Fernando Baruffi, che sottolinea l'importanza dell'adesione degli enti a Valtellina Turismo in termini di maggiori possibilità di investimenti. La Valtellina in fatto di turismo è un esempio per la Lombardia, questo il plauso pervenuto dall'assessore regionale Lara Magoni.